Buongiorno Mirko! Buongiorno Leonardo! Allora come va? Alla stragrandissima! Oggi? E oggi quel pasticciaccio brutto da Garbadella. A Raggi ha cancellato una scritta del 1948 di importanza storica. Vota Garibaldi! Dice la restauriamo. Ma come fai a restaurarla? C'è solo un modo per rifarla. E qual è? Trovare l'autore originale. O magari qualcuno che la rifaccia tale quale a quella di una volta. Magari come si fa? Con un test calligrafico. Buongiorno alla 7 TV. Ma che cazzo strilli? Per me il servizio potrebbe anche finire qui. Un giorno dobbiamo fare un montaggio di 20 minuti di tutti quelli che cominciano a insultarti, che a me piace sempre molto. E vabbè, andiamo avanti. Perdoni il tono di voce. Hanno cancellato la scritta vota Garibaldi lista numero 1. Mo qua scritta, bisogna rifarla. Non può essere restaurato, capisce da lei? Vabbè, ma fatta via qui, ha fatta cancellare. No, noi vogliamo trovare qualcuno che la rifaccia tale quale. Valla a cercare. Ecco, lo stiamo cercando con lei. Guardi, io glielo dico francamente, lei. Faccio schifo come scrivo. Se è detto da solo, non verrà mai chiamato dal comune. Sto in pensione, che me frega del comune? Almeno c'aveva qualcosa da fare. La Raggi dice che va restaurato. Ma tocca rifarla da capo, tocca trovare l'autore. E chi lo trova l'autore? E lei non lo sa? No, non lo so. Quanti anni aveva nel 48? E che ne so, io sono del 43, fatto il conto. Cioè aveva 5 anni? Apposta non lo so. Però papà sì. E mi pare che aveva innappiata sottoterra. Buongiorno signore, la 7 TV. Niente, un'intervista per la 7 TV. Ah vabbè. L'ha votato mai lista Garibaldi? Come no? Anche in famiglia, sì. Anche in famiglia, si impegni bene, vota al centro in alto. Guardi, non è un granché. Però comunque recapito ce lo lascio. Vabbè. Mi scrivo un numero. Il numero? Sì. Che devo scrivere? Il numero di casa mio? Eh no, mo che vuole scrivere mio? È il telefono suo. Ha rincoglionito un po'. Un pochetto. 82 anni. Tocca trovare l'autore della scritta. Ah, chi l'ha fatta inizialmente? Per rifarla tale quale, ha capito? Lei lo conosce chi è stato? No. Aspetti, qua c'è tutte persone di una certa età. Ah, ok, allora entriamo. Buongiorno signori, la 7 TV. Buongiorno. Sapete chi è l'autore di quella scritta? No. Dovrebbe avere l'età vostra, su per giù. No, che ha scritto no, ma voto Garibaldi un monicotto. Come no? C'ho 86 anni. Io. Dai, più centrale. Si è scordato ai? Si è scordato ai? Garibaldi, la ricontatterò. Ma se lui voleva scrivere voto a Garibaldi, magari era un suo ma stile, che brutto, un pezzo. Ma scordate, dai, roba da pazzi. Siamo noi perché la scritta. No, ma che cazzo strilli? Comincia. Ormai l'hai volta. Ma non è quello di prima, no? Eh? Non è quello di no, prima. No, no, proprio che. Proprio che coglioni in generale. No, nel senso, adesso lo dico, però, no, parte tutto. Vabbè. Ma perché? Hai parlato? Prova. No, no, è proprio la Garbadella che è un quartiere particolare. Cioè, per delicati. Chi? Per te, però. Sono delicati sono delicati loro? De orecchie. Ah, ok. Vabbè. Perdone, qui è un po' sordo, duro d'orecchie, allora alzo la voce. Vabbè, ma per se sfondo simpano a me. E mi perdoni, chiedo scusa, la ricontatteremo noi, perché la scritta è veramente simile. Buongiorno, la 7 TV. Non c'è bisogno che scrivi. Ma che scende qui? Sentite che pagatezza ha detto lui invece. Educazione da Garbadella. Garbadella, siete tutti delicati d'orecchia? Quelli vecchi, sì. Lei invece è proprio de primo pelo, lei. Buongiorno, la 7 TV. Oh, oh, io sono sordo, però... Ma perdoni il tono di voce. Ha saputo? Hanno cancellato la scritta storica. E noi stiamo cercando di trovare l'autore di quella scritta. Autore non lo so. Lei è sicuro? Perché dovreste essere coetanei. No, no, io ho 74 anni. Davvero, mi perdoni perché si porta un po' così. Venga sul tabù. Bella piena, lo vedi com'è pieno lì? Il riccioletto della R. Lei è fortissimo. Sono senza parole. Io glielo dico con sta scritta che mi ha fatto. C'ha grosse probabilità di rifarla sul muro della Garbatella. Soffre dei vertigini lei? Un pochetto sì. Dovrà usare l'impalcatura, una scala, capito? Non c'è problema. Sull'artrosi come andiamo? Va bene. Mi faccia così? Mi faccia il gesto della G grande, perché sul muro è grande. Mi faccia bene. Lei è il candidato ideale. Vai tranquillo. E quindi Mirko? E quindi Leonardo? Noi le prove campione le abbiamo raccolte. C'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo. Ma l'ultima parola tocca sempre alla Raggi. Noi i mezzi li abbiamo forniti. Ora tocca a lei riscrivere sta città da zero. Dai. Dai, pace interiore. Applauso a Mirko. A Leonardo e al quartiere della Garbatella.